Che tipo di partita ti aspetti sabato, Franco? No, ovviamente loro sono i campioni di Europa, hanno vinto l'Heineken Cup l'anno scorso, poi sono stati semifinalisti della Magnus League, poi abbiamo riuscito a battere loro qua l'anno scorso, per quello abbiamo tutto un po' scontro, non sarà una sorpresa per loro cosa possiamo portare e noi sappiamo, noi dobbiamo essere al nostro miglior per essere competitivi, ma questo rimane il nostro obiettivo, di migliorare partita dopo partita, di continuare il lavoro per diventare una squadra più forte. Dopo ogni partita il nostro obiettivo è di essere una squadra più forte, per quello andiamo fuori per continuare sulla strada stiamo seguendo. Che tipo di sensazione ha lasciato nel gruppo la sfortunata partita con gli Ospreys e con quel pareggio all'ultimo minuto? No, come vi ho detto anche dopo la partita, sono contentissimo di essere deluso nel risultato in Heineken Cup contro gli Ospreys, così. Loro due volte, al fine del primo tempo e al fine della partita, hanno cacciato la palla fuori e non volevano continuare, che dovrebbe essere un segno di rispetto da cosa stiamo facendo. E per quello crediamo ovviamente di più, continuare a credere il nostro lavoro e quello che stiamo facendo, ma soprattutto la grinta, la volontà di continuare a combattere e di meritare rispetto è sempre là. Del match dell'anno scorso che ricordo hai? Ancora ho passato tanto tempo, tante partite da questo all'altro, mi ricordo ovviamente noi avevamo messo loro sotto pressione e il nostro avanti quel giorno ha giocato particolare bene, lo so, in quella mora preparano loro anche per questa sfida. Ho sentito loro allenatore, John Gibbs, parla anche sul loro sito dove lui dice sarà una guerra tra gli avanti e prepariamo in quella moda. La partita appunto contro gli Ospreys di sabato scorso ha lasciato un po' la sensazione che manchi ancora proprio quel minimo di esperienza di questi livelli? Ovviamente l'unica maniera che tu puoi guadagnare è quella di avere partite come abbiamo avuto. Cerchiamo di continuare a imparare le lezioni e usare le lezioni imparate. Esperienze non necessarie cosa tu sai e cosa tu fai con cosa tu lo so o tu devi capire. Per quello noi adesso dobbiamo usare le esperienze che abbiamo avuto e cerchiamo di non fare quegli errori nella prossima partita. Le due partite di Heineken hanno visto due formazioni molto simili con pochissimi cambiamenti, la mediana e il tallonatore. In questa si riproporranno altri giocatori che hanno giocato più nel Pro 12 o pensi appunto di dare un po' di continuità ancora? No, ovviamente c'è tante cose che devo tenere in conto. La forma dei giocatori, quando tu giochi troppo spesso perdi un po' la tua affilato. Noi c'erano un po' di cambiamenti, c'è gente che non aveva tanto pausa dopo il Coppa del Mondo e sono rientrato subito, per quello vogliamo tenere tutti fisicamente pronti, sappiamo che il periodo di inverno è sempre duro per la nostra squadra, tra la mia esperienza negli ultimi 4 anni, per quello quest'anno volevo dall'inizio affrontare questo problema di cercare di avere gente sempre in forma in campo e abbiamo una rosa molto competente, io sono molto fiducioso e dobbiamo credere nel lavoro che stiamo facendo e così ovviamente sarà sempre qualche cambiamento, ma soprattutto dobbiamo tenere la continuità e questa sarà la chiave. Dal punto di vista del gioco invece ho studiato Leinster, una squadra che sembra quasi non aver punti deboli, no? Rimessa laterale molto forte, mischia molto forte, tre quarti che sono la nazionale irlandese praticamente, dove effettivamente si può pensare di poterla battere? No, ovviamente io sono d'accordo, loro sono una squadra ben preparata, ma hanno anche perso prima e contro Glasgow ha avuto una giornata e poi noi dobbiamo continuare a fare o applicare pressione dove noi siamo forti. Sono d'accordo, loro hanno un gioco abbastanza completo, hanno tanta esperienza, ma noi dobbiamo continuare a migliorare la nostra cosa e ovviamente dobbiamo applicare pressione dove noi siamo capaci.